Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torna, come vedete, YouTuber Steam, ma in compagnia mia, perché come tutti i big match li commenterò io. Ovviamente questa è la partita di Peppone, cuore azzurro, che sarà titolare, appunto, perché contro il suo Napoli, squadra che tifa. Direi che le formazioni le scopriremo man mano durante la partita, ma già le vedete. Direi che possiamo iniziare. 3-1, via. Eccoci, 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 eccoci. Benvenuti al San Paolo, squadra, stadio che ospiterà Napoli YouTuber Steam. Il Napoli è una squadra molto forte, sicuramente in classifica è molto più in alto di YouTuber Steam, ma cercherà YouTuber Steam di far valere la propria coraggio, la propria ambizione e di scalare un po' la classifica per raggiungere perlomeno la zona Europa, che è un obiettivo stagionale. Guardiamo intanto queste varie immagini prima dell'inizio della partita. Lo stadio è colmo, partita sentitissima contro il campione d'Europa. Ed ecco le squadre disposte, inizia il Napoli. Napoli inizia con Jorginho, Maximovic, Alan. Pressing di Dani, pressing di Pepone, che ecco proprio lui, Pepone, il più atteso di tutti per il Marchese. Uno contro più o meno 3-4. Perde la palla Marchese. Callejon, Mertens. Bel lancio per Callejon sulla destra del Napoli. Il tiro, Zebrato. La prende, passa già con le mani per Alves sulla destra, subito per Petrelli, il capitano che oggi torna a titolare dopo la prima partita saltata l'altra volta. Chino, oggi trequartista. Dani, Mandzukic, Gobbo. Si accentra Dani, prende la palla Mertens, Callejon. Mertens ancora, bravissimo Vivicianni che prende la palla, la passa subito a Delio che la passa a Alves. Alfred, la finta sul posto rischiosa, ma la passa subito ad Elio, che la passa a Kinoshi, di Bichan. Dani. Dani, la perde, la prende, la perde. Il possesso palla del Napoli si fa sentire, sta innervosendo un po' i tifosi avversari, oltre che i giocatori in campo, perché è asfissiante il bel gioco. Insegne sulla sinistra, palla lunga, palla fuori, palla dal fondo per Zebrato. Zebrato, vediamo dove andrà. Con i piedi corta fuori da lì, per Alves. Pepponi, Kinoshi, Delio. Bella Delio per Marchese. Marchese contro il movimento del Marchese. Un po' lunga, un po' corta, un po' lunga, un po' lunga. Marchese per Dani. Dani, Dani, bravo, bravo il difensore del Napoli che gli prende palla. Colpo a Gobbo fa valere il fisico su Mertens. Vivi Channel, contropiede. Palla ancora per YouTuber Steam, che la copre col fisico. Dani sulla sinistra. Dani finta, sbaglia. 50ª volta che sbaglia Dani in quella parte là. Bravissimo Caleon. Attenzione a Mertens. Bravissimo Vivi Channel, che in fase di interdizione è fortissimo. Pepone, bravissimo Pepone per il Marchese. Marchese da solo, non c'è nessuno che lo accompagna sulla destra né sulla sinistra. Fa la Marchese, cerca Alfred che sta avanzando sulla destra. Alfred 1 contro 1. Va da dietro a Kinoshi. Delio. Delio, posso parlare del YouTuber Steam. Dani, Marchese, si gira, Marchese, il tiro. Attenzione, Kinoshi! Parata del portiere, il numero 1 del Napoli. Finisce qui il primo tempo con squadre molto equilibrate. Il Napoli voleva un po' addormentare la partita col possesso palla. YouTuber Steam un po' più arrembante. Tornano gli spogliatoi le squadre. Queste sono le statistiche, come sempre ne guardiamo un pochine. Diciamo che è tutto abbastanza equilibrato. Forse un po' il possesso palla fuori di YouTuber Steam, pur non sembrando, ma in realtà è stata un po' più propositiva. Diciamo che la partita è molto bella. 0-0, ci vediamo fra pochissimo. Le squadre tornano in campo col Marchese che inizia. Primo passaggio per Vibiciani. Avsim. Dani che non ha fatto un bellissimo primo tempo. Avsim ancora. Kinoshi per Dani che avanza molto bene sulla sinistra. Dani, attenzione a Dani. Vediamo se la fa. Sto giro qua se la fa. Contro il movimento, corso in mezzo per Delio. Koulibaly fa buona guardia. Ancora Delio. Attenzione, bravissimo Kinoshi che prende palla in aria. In aria Kinoshi. Ah, perde palla. Cercando la finta. In aria. Attenzione al Napoli che può partire. Mertens per Hamsik. Hamsik di prima per Insigne, ma bravissimo Alfred. Pepone. Vivi Channel per Marchese Bianconero che la smista per
benissimo per Dani. Dani è chiuso benissimo dal difensore terzino del Napoli per Avarsim. Bravissimo Avarsim con la finta, gli salta tutti. Delio fuori di siamo sui 10-15 metri. Rafael in preca contro qualcuno, non so. Guardate qua, bravissimo Avarsim, tunnel tra l'altro. Delio poteva far meglio, ma era girato e ha fatto quello che riusciva al momento, il postman, il capitano, colui che ha fatto tripletta al City in finale Champions League, cosa che non è per tutti. Lancio lungo del portiere del Napoli, Alfred anticipa, però attenzione che è molto bravo Ghoulam sulla sinistra a prendere palla. Alfred per Delio. Delio la cambia tutto per Avarsim, colpo gobbo, cerca Dani ma viene intercettato. Mertens, Bibiciano è bravissimo, Bibiciano. Infatti le interdizioni Bibiciano l'ha tipo intercettato tutto lui, quindi va bene. Kinoshi per il Marchese, Marchese per il Kinoshi ancora. Kinoshi aspetta il momento del Marchese che arriva, attenzione, forse il Marchese in po' ritardo, infatti bravissimo il difensore del Napoli a anticiparlo. Mertens pressato da Bibiciano che oggi pressa e fa tutto praticamente. Bibiciano in centrocampo è un mostro oggi. Ancora questa palla un po' noiosa del Napoli, alla faccia del bel gioco. Ghoulam, bravissimo Alfred, BB Channel, sempre lui, il Marchese, apre tutto per Daniele Golgobo che è a metà campo, la supera adesso. Attenzione a Dani, Dani che è contro tre quasi, a Dani Travassim che la sposta per BB Channel, per Kinoshi. Kinoshi cerca attenti i movimenti dei compagni, non arrivano, allora BB Channel ancora. Avarsim non legge il movimento suggerito dal compagno di squadra. Eccolo, BB Channel che intercetta ancora. Kinoshi, il Marchese. Marchese finta, ci gira il tiro. Alto, non di poco. Marchese cerca il tiro dopo comunque una partita addormentata dall'equilibrio tattico delle due squadre. Come vedete qua, Kinoshi molto bravo a cercare. Marchese si gira forse un po' troppo e poi cerca un tiro oggettivamente impossibile da concludere in porta. Manca ormai poco alla fine della partita. La YouTuber Steam non ha fatto i cambi, a differenza di nel Napoli che li ha fatti. Alfred, benissimo per il Marchese. Ancora per Delio, forse può essere l'ultima azione. Delio sulla destra, Delio verso il fondo, Delio cross in mezzo, cerca Dani. Non arriva perché arriva il difensore prima di lui. Contropiede del Napoli, finisce qui la partita 0-0 Napoli YouTuber Steam. Una partita equilibrata, forse un po' più propositiva da parte di YouTuber Steam, ma tutto sommato equilibrata. Ecco qua le statistiche, sì, direi che oggi la partita l'ha fatta YouTuber Steam, però il risultato parla chiaro, 0-0. Finisce così questa partita, un big match direi, è un punto importante per YouTuber Steam che sicuramente era stato un po' svantaggiato dagli ultimi risultati, meno importante diciamo per Napoli che comunque stava lottando per lo scudetto, quindi forse viene un po' rallentato, a prescindere dal risultato delle altre squadre, tra cui la Juventus che è tra le prime in classifica. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà, una partita sicuramente commentata da me perché se non sbaglio il girone deve essere abbastanza difficile all'inizio. Ciao!